Buongiorno, ci troviamo oggi a Campoleone, nel comune di Lanuvio, sulla via Nettunense. Vi presento la proposta commerciale di un'azienda agricola, un'azienda agricola molto molto interessante in quanto ha un'ottima estensione di terreno e una parte importante di fabbricati all'interno. Fabbricati che corrispondono a circa 1000 metri quadri di edificato nel suo totale. Parliamo di un'azienda che nell'insieme, anche se divisa in due lotti, è composta da 10 ettari di terreno più circa 1000 metri quadri di edificato. Questo che vi sto mostrando in questo momento è l'ingresso di una porzione dell'azienda, diciamo una dei due lotti dove c'è l'edificato è la porzione più piccola, parliamo di circa un ettaro di terreno che si estende sulla sinistra del viale che vedete, dove ci sono degli ulivi in piena produzione ben curati. Su in cima abbiamo la parte di edificato con la casa una casa civile abitazione, un appartamento di circa 100 metri quadri, la casa del fattore, anche lì abbastanza grande, circa 100 metri quadri, una stalla molto abbastanza grande ed una rimessa attrezzi e fienile. Allora, come vi dicevo, l'azienda ha circa 500 metri di edificato. Quello che vi mostro in questo momento è un appartamento su due livelli di circa 100 metri quadri, adibito a civile abitazione. Questo che vediamo di fronte, che vi sto inquadrando, è cadastrato come rimessa attrezzi, come fienile, scusatemi. Di fronte abbiamo quella che vediamo con la tettoia, è la stalla, adesso ve la faccio vedere tutta, la stalla con annesso la casa del fattore, è una vecchia casa da ristrutturare. Questa che vi faccio vedere, eccola qui, è una casa abitata, quindi ristrutturata, che si può abitare da subito. Questi sono due silos, costruzioni insomma, che servivano per contenere tutto ciò che si produceva nell'azienda, ma che adesso possono anche scatenare un po' la nostra fantasia, perché possono essere adibiti eventualmente con chiaramente giusto cambio di destinazione d'uso, anche volendoci l'abitazione. Questa proprietà è una proprietà che si presta per essere adibita o a residenza padronale per chi vuole semplicemente abitarla o anche come azienda agricola avendo una buona posizione oppure come agriturismo, dipende poi dalla necessità delle persone. Andiamo adesso a vedere un pochino più da vicino la parte di terreno e di edificato. Per l'edificato vi faccio vedere solo la parte della stalla al momento, poi vi rimando casomai a delle visite sul luogo per vedere bene tutti gli interni, altrimenti il video insomma, diventerebbe troppo lungo. In questo momento mi trovo proprio al centro dell'edificato e vi faccio una panoramica di tutto quello che c'è, quindi parliamo della una casa di civile abitazione, appartamento su due livelli di circa 100 metri quadri, silos, costruzione molto particolare da riqualificare sicuramente. Dietro vediamo qui sotto questa tettoia c'è l'ingresso della casa padronale che vediamo esattamente dietro, e questa che abbiamo di fronte è la stalla, la vecchia stalla con tettoia. Dietro vediamo il terreno che si estende qua per lo più tutto sul lato a monte dell'azienda. Qui sulla destra vediamo questo capannone che è adibito, era ed è tuttora adibito come destinazione d'uso a rimessa agricola e fienile. Ci troviamo in questo momento all'interno della vecchia stalla, si vede anche insomma dalle mangiatoie, ecco, questa era la vecchia stalla e tale era rimasta perché non avendo più animali insomma è stata veniva usata un po' come rimessa. È chiaramente da ristrutturare, vediamo il vecchio monaco, il mod sistema, come si usa a chiamare il sistema di capriata fatta in questo modo, e il tetto che è comunque da ristrutturare. Adesso usciamo dalla stalla, andiamo a dare un'occhiata al terreno.
Siamo in mezzo al terreno dove potete notare questi bei uliveti insomma non giovani, quindi uliveti che hanno un'ottima produzione di olio, ben curati, terreno pulito, considerazione anche del momento, un momento un po' fermo, no? Per quanto riguarda la cura del terreno, però potete vedere come è ben tenuto. Ci troviamo all'interno del terreno dove, come vi dicevo all'inizio del video, abbiamo degli uliveti, delle piante di olive ben tenute, ben curate, anche queste in piena produzione, quindi fanno un'ottima produzione di olio, di olio, giusto? Bene. Facciamo una panoramica in modo che possiate prendere visione per bene di quello che è la parte di terreno dell'azienda. Vi ho mostrato la parte di edificato, vi ho descritto l'azienda. Adesso, per ulteriori informazioni o per visite, vi invito comunque a dare un'occhiata al nostro sito www.gruppofranchi.com, dove troverete telefoni per fissare eventuali appuntamenti, anche perché eventualmente in quella sede posso mostrarvi tutti gli interni e darvi ulteriori spiegazioni riguardo quella che è la proprietà. Grazie ed arrivederci.